Pomodori ripieni di pane croccante, li avete mai assaggiati? No! E allora cucinateli insieme a me! Partiamo con questa ricetta spettacolare, davvero sfiziosa e sana, con il pane raffermo. In casa più o meno tutti abbiamo del pane raffermo, in questo caso io ho il pane integrale e lo userò per fare il ripieno dei pomodori. Ci sono mille ricette estive di pomodori ripieni, io in questo caso voglio farli molto leggeri ma gustosi e anche vegani. Che ci sarà soltanto del pane. Adesso vedete, tolgo la crosta. Meglio un pane integrale, così la nostra ricetta sarà ancora più sana. Intanto ho messo una padellina con dell'olio a scaldare. Pane è pronto e nella panellina ci mettiamo uno spicchio d'aglio in camicia. Ok, adesso prendiamo il pane e lo facciamo a pezzettini con le mani, potete fare anche una dadolata, ora io preferisco farla a bricioline. Se è molto secco potete usare anche la grattugia o il mixer, ma non voglio ridurlo troppo altrimenti diventa un pan grattato, voglio sentire proprio la consistenza del pane. Profumino dell'aglio con il pane mi ricorda la pasta che faceva la mia nonna, appunto con il pane avanzato, lo spicchio d'aglio e la ricotta salata. Mettiamo un altro filo di olio, che lo voglio abbastanza croccante, un po' di sale e poi anche un pochino di curcuma. Per colorare il nostro pane. Pizzico di pepe per attivare, come sappiamo già, la curcumina. E lo facciamo croccare bene bene. Ok. Allora, l'aglio lo possiamo togliere. Non ci serve più. Il pane lo facciamo cuocere un altro po'. Nel frattempo prendo i pomodori. I pomodori camone. Il pomodoro camone si diffonde in Italia negli anni 80, soprattutto dalla parte del sud della Sardegna. Ok, sta arrostendo bene bene. Come dico io, sta croccando bene. Le cose croccose mi piacciono molto. Prendiamo i pomodori e adesso facciamo i nostri finger food. Questa idea spettacolare da sfruttare per qualsiasi momento, anche un aperitivo. Gli togliamo la parte di sopra, mettiamo da parte il cappellino e adesso svuotiamo con l'aiuto di un cucchiaino il pomodoro.
lo metto all'interno di un piatto. Ok, togliamo i semi e la polpa del pomodoro che riutilizzerò e adesso vi dico come. La polpa di pomodoro è perfetta per fare delle maschere di bellezza, basta aggiungere della curcuma e dello yogurt. Adesso prendiamo i pomodori che si svuotano perfettamente, infatti lasciano come una specie di conchina perfetta per metterci il pane che abbiamo croccato. Diciamo una sorta di pane e pomodoro rivisitata come finger. Ok. Io direi che siamo pronti per impiattare. Mettiamo i nostri pomodorini sul piatto. Possiamo aggiungere anche un po' del succo che abbiamo tolto, così rendiamo anche un po' morbido il pane, che è molto croccante, ma soprattutto succoso di pomodoro. Un filo d'olio. E decoriamo qualche foglia di basilico. E voilà. Finalmente è arrivato il momento che io adoro, assaggiamo. Oi oi buono, buonissimo, mi raccomando, seguitemi nelle prossime ricette. Hey, Miss Tracy, sure.